sono scomparso per un po' di tempo. L'ultimo video risale a mesi fa. Però siamo tornati. E non giochiamo Fortnite oggi, ma giochiamo Lies of P. Praticamente è un Souls like. Mi raccomando, per il mio ritorno, lasciate un like, lasciate un commentino, iscrivetevi se siete nuovi. Giocherò per circa 3 ore. Iniziamo sta tragedia. Il gioco ovviamente in inglese. Se non sapete l'inglese, imparatelo, perché è imbarazzante che nel 2023 sapete l'inglese. In onore il grande scrittore Carlo Collodi, mio padre. Geppetto Puppet. Com'è bella la pronuncia di Geppetto in inglese. Geppetto is Puppet. Palese come l'intro di Dark Souls 1, posso dire, cioè, è uguale. Ah, le armi, buono. Bilanciata, destrezza, forza. Un po' destrezza, va, ma sì, ma non mi frega. Iniziamo. Oh, sto un primo nemico là. Easy. Non so cos'è un fusibile. Ah no, sono l'Estus. Chi ha? Questa è una guardia. Ah giusto, sì, l'ho visto nei gameplay. Così dovrei essere capace di fare tipo una parata perfetta. Ah no, okay. Questa non era perfetta. Però come potete vedere c'è un meccanismo di palla Bloodborne. Se subisci danni lo puoi ripristinare facendo a tua volta dei danni. No, lascialo stare. Ma mi sembra un po' too much. Ma perché? Perché? Parata perfetta. Prima parata perfetta della storia. Ah, l'ho mandato tipo... Ah, ho sbloccato qualcosa in basso a destra, lo provo. L'ispirazione artistica è abbastanza bloodbordiana, però ha comunque un suo carattere, tutto sommato. Attacco furioso quando un nemico ti colpisce così. Puoi solo fare una parata perfetta, va bene. Immagino che lui mi farà un attacco furioso. Infatti. Meno male ho fatto la parata perfetta. Buono, 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 distrutto, ok. Destinazione Hotel Krat. Credo che sia quello lì. Potente pupazzo sta bloccando l'entrata all'hotel. Fantastico. Mi sembra ti. Mi sembra ti. Mi sembra ti. Fatti su. Oh, ha fame. Cos'è quella roba? Oh, cazzatissimo. Ah, Pinocchio. Ah, Geppetto Puppet. Ah, vabbè. Ma sembra un mocio. Hai uno scopettino della monnezza. Moveset, ok. Ok, ok, sei aggressivo. Vabbè, mi sento abbastanza confident. È molto più chill di quello che mi aspettassi. Ok. Ah, posso staggerarlo. No. Wow. Che si fa? No, è iniziata la seconda fase. Ha preso lo scopettino in mano. Ah, no ragazzi, Ho un'idea. Manovra evasiva. Devo essere veloce. Sono vivo. Non sono morto al primo boss. Speedrunner escape. Vabbè, l'animazione della nebbia è uguale. Sì, infatti. Dai, è imbarazzante. Vabbè, la prima fase è chill, l'abbiamo capita. Su questa non ho seriamente dubbi. Cioè, questa credo che la possiamo esaurire molto facilmente. Ah, posso staggerarlo? Vai. Buono, ok. Quando lo colpisci per lo stagger disattivi ogni animazione. E comunque sì, ragazzi, un po' di tempo per dare qualche colpo prima del riposte c'è, eh? Non voglio morire provando, per piacere. Voglio scoprirlo normalmente. Non so se lo volevo scoprire così. Non lo so. Ti prego, muori, ti supplico. Ormai ti ho imparato a memoria, credo. Ok, fatica, attivata. Posso dargli qualche colpo prima di fare il repost. Bene, repost. Ok, si possono dare un bel po' di colpi se ci provi. Ma fatica, no, ti colpisco fra. Costi quel che costi. Andata, 3, 2, 1. Mettiamo fine a questo scempio di primo boss. La sicurezza dell'hotel non mi fa entrare, scusami. Devo mentire per entrare. Sono un pupazzo speciale, tutto sommato. Cosa intende? Umano puppet. Ah, i pupazzi non possono mentire. Perciò noi siamo speciali. Interessante. Entriamo così al lab principale del gioco. Lies of P. E iniziamo così. Ah, questa è la nostra mistress. Vabbè, aspettava che ci trovassi. Alcune domande a cui risponderà Geppetto. Però che dobbiamo trovare? Ok, si è disperso Geppetto. Maledetto, dovrei dire Geppetto. Questo mi può far aumentare di livello. Vabbè, come i falò. Io ho 6 livelli possibili. No, per ora no. No, voglio fare più livelli contemporaneamente. Vabbè, facciamo conoscenza con tutti i nostri amici del viaggio. Sofia, quella buona. Ti sei un chi di fabbro. O dovrei dire la fabbra. Wow. Siamo diventati cazzo all'improvviso. Anche l'accoglienza. Grazie, Polenta. Mia sorella in carrozzina. Mi nonna. Mi moglie. Mi sorella.
Elysium Boulevard Entrance. Vabbè, dove stava Geppetto, insomma. Wow. Gemini ci ha praticamente detto che questa zona era una zona ricca della città prima che venisse la Puppet Frenzy, cioè la follia di tutti i pupazzi, che è ciò che, insomma, va a rompere l'equilibrio iniziale di questo gioco. Ma quanto sono metanarrativo, ma andiamo a cagare. Sinceramente non capisco dove si va davanti in questo gioco, mi sta confondendo. Io non so l'abilità speciale di quest'arma, me la sarei dovuta genuinamente vedere, ma sono un capone che fa robe un po' a caso. Vabbè, proviamola. Me l'ha elettrificata? Me l'ha semplicemente baffata? Ho un'idea, ma devo essere bravo. Non toccarmi! Voglio testare la mia teoria sulla morte e sui colpi. Quindi aspettate, fammo così. Elimino prima quel cristiano lì, perché è un po' più pericoloso. Ah, sì. Quando veniamo colpiti... No, sto perdendo 1000 anime alla volta. No, ferma! Ma quante ne ho perse prima senza accorgermene? Sono morto. Ah, però le anime non si perdono tutte. Semplicemente se vieni colpito ne perdi un po'. Vabbè, un po' più chill rispetto a Dark Souls. Mamma mia, meno male che sono riuscito a colpirlo. Ci proviamo? Ci è andata bene. Com'è l'animazione con quest'arma? Carina. Sorella, da posto? Vabbè, credo che suo figlio stia male e ci vuole chiedere un favore. Vuole che io vada a Crat City Hall e le porti il bimbo? Ma sì, ce provo. Si chiama Elena, vabbè. Provo a bere un po' di più, raga, che devo fare. Ok, ottimo. Perfetto, iniziamo malissimo. Male. Mamma mia, io ho rotto l'arma? Tecnica di difesa... Vabbè, quello comunque. Capace veramente di... Ah, oh, morto. Mamma mia, Purge Puppies. Ma che vuoi da Geppetto, bra? Stanno accusando Geppetto di essere colui che ha creato sto casino. Ok, credo che... infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Vabbè, pensavo che fosse... Che pensavo che facesse più male. Cioè, il problema è che sono io che sono senza cure, tanto per cambiare. Me l'ha doggiata. Mi fa veramente, stranamente, poco male. Morto. No, tentativo 247, una cosa comunque del genere. Backstab. Godo, buono. Altro colpicino al volo. Buono. Altro parry. Buono. Altro backstab, scusate. Questo è un ottimo backstab. Buono. Ok, backstab. Facile. Un bacino. Fame, guarda, mi fa parlare. Mia, Pinocchio, calma. C'è però. Sento una certa tensione, se posso dire. Però è rappresentato bene, mi piace. Beh, ragazzi, io credo che per oggi vada bene. Oh, il video di oggi si conclude qui. Rimetto il cappellino. Mi raccomando, mettete like. E noi ci becchiamo alla prossima.